Allora, io sono Mister Rocco, vi presento subito l'aspirante Mister numero 37. 37, no? Mi fanno morire queste interviste. Ragazzo, molto elegante, di quanti anni? 17. 17 anni. Allora, come ti chiami? Rimau. Eh? Rimau. Rimau. Sì, Rimau, con la vocale. Rimau. Allora, dove sei? Sono di Sagrado e sono nato a Vienna. Ah? A Vienna. A Vienna. Ah, quindi raccontiamo un po', mi incuriosisce la tua vita, insomma. Cosa fai a Sagrado? Mi metti in imbarazzo. Te, guardo te, dai. Guarda me, guarda quello che ti senti più. Cosa fai di bello nella vita? Studio. Cosa fai? Lo scientifico a Gorizia. Scuola difficile? Abbastanza. Come è andata? Sono stato rimandato in latino. Rimandato in latino? Ma cosa vuoi che sia, dai. Un esamuccio da fare a? Settembre. È tutto il tempo. Non farmici pensare, poi... Infatti non ci pensiamo, pensiamo a Mister Topolini. A parte lo studio, cosa fai di bello nella vita? Recito. Anche adesso hai un po' recitato, ho visto che ti sei, come si, predisposto e hai dato la risposta. Cosa reciti? Solitamente gruppo teatrale, cioè sì, recito in un gruppo teatrale sempre a Gorizia. Stiamo preparando uno spettacolo a settembre. Oh, bello. Quindi la tua ambizione qual è? Quella di diventare un attore? Attore teatrale, sì. Attore teatrale, quindi che si ben distingue dall'essere attore cinematografico. Come vedi, mi mette in imbarazzo la telecamera. Ma la telecamera è un oggetto invadente, devo dire la verità. Mentre però anche il pubblico, è molto più... Il pubblico si può gestire. Il pubblico lo puoi prendere in una determinata maniera. La telecamera non la puoi prendere, la telecamera prende te. Secondo me... Bene, signori, stiamo per intervistare Mister Rocco direttamente da Mister Topolini. Ciao, Mister Rocco, come si sente ad aver intervistato questo sesto casting di Mister Topolini? Tutto bene, sono orgoglioso di essere intervistato da un grandissimo attore teatrale. Sì, beh, non parliamo dei miei meriti, parliamo dei meriti del grande Mister Rocco. Io vorrei chiedergli un autografo e un saluto dal pubblico per Mister Rocco, per favore. Un applauso. È arrivato. Perfetto. È arrivato, bravo. Bravo, adesso ho trovato anche chi potrebbe sostituirmi un indomani. Sì. Allora, senti, a parte questo, insomma, abbiamo detto che reciti, vorresti diventare un attore, studi, sei fidanzato? Sì, sono fidanzato. Quindi come mai invece l'idea di iscriverti a Mister Topolini, che non c'entra niente col teatro, però è una grande vetrina. Ma convinto lei, perché la mia ragazza voleva fare questa esperienza. Era determinata, io ho detto va bene, andiamo a fare. Sono determinato anch'io, andiamo insieme. Esatto. Bene, sono contento. Allora, ben arrivato. Grazie. Quella è la telecamera, adesso puoi dire e salutare chi vuoi. Ok, saluto la mia famiglia, il mio gatto e la mia ragazza. Bocca al lupo. Crepi. Ci vediamo, fai la faccia da toro un attimo.